innanzitutto ringrazio ovviamente l'ISPRA e l'organizzazione di questo congresso. E devo anticiparmi che il lavoro coordinato da ARPA, che cercherò di illustrarvi con la mia presentazione, presenta molte similitudini con il lavoro appena presentato con la collega di ISPRA e evidentemente con alcune differenze che cercherò di descrivervi. Sono obbligato anch'io a presentarvi questa prima slide in cui evidenzio le caratteristiche del SIN di Taranto, la cui perimetrazione ovviamente riguarda sia aree terrestri sia aree a mare, e queste aree a mare a loro volta sono divise in aree tipicamente marine, essenzialmente corrispondente al Mar Grande di Taranto, invece ad aree che ormai, secondo la classificazione che noi tutti conosciamo relativa alla direttiva 2060, sono definite acque di transizione, ovvero il bacino del Mar Piccolo, che a sua volta è diviso in due SIN, il primo e il secondo SIN. Anche in questo caso il SIN è stato in qualche maniera perimetrato in base alle pressioni ambientali, che essenzialmente sono relative all'area industriale, di cui l'ILVA fa parte da Leone, però ovviamente ci sono anche insediamenti industriali di una certa rilevanza in termini di pressioni ambientali, dalla presenza anche in questo caso di cantieri navali nel primo seno e dell'arsenale militare, e da altri siti che qui sono indicati, non so se si riuscirà a leggere, ma che possono essere determinanti poi per quanto riguarda lo stato di contaminazione che di fatto è stato rilevato nell'area del SIN di Taranto. Anche in questo caso, come per la rada di Augusta, la contaminazione è storica, è dovuta all'attività di tipo industriale e militare, e la contaminazione è ormai acclaratamente ubiquitaria e diffusa su tutta l'area di Taranto, andando a interessare tutte le matrici ambientali, aria, suolo, acque, sedimenti e anche biota. Anche qui, per quanto riguarda il SIN Taranto e in particolare per quanto riguarda i due bacini Mar Piccolo, sono state condotte le attività istituzionali a larga scala di caratterizzazione dei sedimenti. La prima nel 2005 era relativa all'area 170 ettari, cerco di ritornare un attimo indietro, vi faccio vedere, l'area 170 ettari è essenzialmente l'area all'interno del primo seno del Mar Piccolo in prossimità dell'arsenale militare. E una seconda caratterizzazione definita Mar Piccolo, che naturalmente escludeva la parte dell'area 170 ettari e che ha riguardato entrambi i segni del Mar Piccolo. In qualche maniera questa seconda caratterizzazione è stata supervisionata da ISPRA e soprattutto dai colleghi che vedo qui presenti in sala. Allora, le attività di caratterizzazione hanno evidenziato, evidentemente rispetto ai limiti di intervento sito specifici stabiliti da ICRA e ISPRA, questo per differenziare un po' anche per chi era presente ieri il discorso riferito agli altri limiti che si prendono in considerazione per le bonifiche tipo terrestre. Però anche in questo caso, rispetto a quelli indicati nella colonna B della tabella 1 all'allegato 5 del decreto legislativo 154/2006. In sintesi, scusatemi, avevo anch'io molte immagini di distribuzione di contaminanti, molte delle quali proprio di ISPRA, però evidentemente, siccome il lavoro, poi vedrete, è abbastanza complesso, che ha coordinato l'ARPA, ha dovuto prendere in considerazione diversi aspetti, ho cercato di sintetizzarli in testo. In definitiva, per l'area 170 è stata rilevata un'estesa e rilevante contaminazione da contaminanti organici e metalli pesanti, soprattutto arsenico e mercurio. Per il Mar Piccolo, ovvero per le aree diverse dall'area 170, una generalizzata contaminazione ai metalli, meno evidente da composti organici e prevalentemente riferita al primo seno del Mar Piccolo. Altri elementi di criticità per l'area del Mar Piccolo primo seno, abbastanza recentemente, mi riferisco agli anni 2010-2011, si sono verificati dei superamenti dei tenori massimi di livelli di redazione per le concentrazioni di PCB, dioxin-like, in termini di tossicità equivalente, nei nitri elevati del bacino. E
Evidentemente, e questo devo specificarlo, questo, soprattutto questo, ha scatenato tutto il resto che vedremo nelle slide successive. Perché dico scatenato tutto il resto? Perché effettivamente già i dati della caratterizzazione supervisionata da ICRA-ISPRA aveva già prodotto un progetto di intervento che prevedeva la rimozione dei sedimenti contaminati. Questo progetto iniziale di intervento fu bloccato per, chiamiamola così, una sollevazione popolare, ovvero soprattutto i nitricultori avevano considerato che l'attività di rimozione per il dragaggio dei sedimenti avrebbe potuto in qualche maniera condizionare la loro futura attività di nitricoltura. E quindi in un periodo, chiamiamolo passato, era stata bloccata questa attività di rimozione. Dopodiché, invece, sulla scorta di quei superamenti, negli stessi mitili che i nitricoltori dovevano allevare, il commissario straordinario per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e qualificazione di Taranto, aveva una propria cabina di regia, ha stipulato un protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e qualificazione di Taranto del 26 luglio 2012 e in derivazione da questo protocollo d'intesa è stata stipulata una convenzione tra lo stesso commissario ed ARPA Puglia nel maggio 2013, quindi non molto lontano dalla data di oggi, per la realizzazione del progetto, che potete leggere, che poi è un progetto che evidentemente doveva cercare di approfondire alcuni aspetti tecnico-scientifici sull'interazione tra sistemi ambientali e flussi contaminati da fonti primarie e secondarie. Evidentemente sintetizzarlo ci ha chiesto di fare un modello concettuale sito-specifico. Qual era il programma di lavoro? Il programma di lavoro prevedeva degli approfondimenti e degli studi specialistici, molti dei quali sono simili a quelli che avete visto nella presentazione precedente, e ovviamente a supporto della definizione di ipotesi di strategie di intervento, bonifica e omas in sicurezza, compresa l'ipotesi zero, ovvero il monitoraggio dell'evoluzione naturale. E una cosa che voglio farvi notare è che la durata del progetto era stabilita in 9 mesi a partire dalla firma della convenzione. Quindi gli obiettivi che ci ha dato il commissario erano abbastanza ambiziosi. E devo dire che noi, insieme a tutti gli altri partner coinvolti, istituzionali, che sono partner che abbiamo trovato sul nostro territorio regionale pugliese, anche per dovere nei confronti degli aspetti sociali, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di portare a termine, nel tempo che ci hanno messo a disposizione e con il contributo che ci hanno assicurato, cercare di trarre il più possibile da questa attività che ci avevano commissionato. Allora, evidentemente ci siamo subito messi in moto per, sulla base di indicazioni canoniche sull'elaborazione di un modello concettuale, di andare a rivedere o al limite integrare, implementare il quadro ambientale, e siamo andati in qualche maniera a cercare di indagare circa la geologia, geomorfologia, patimetria, biogenosi, idrografia superficiale, andamento della falda profonda superficiale, circolazione delle acque, caratteristiche geotermiche e sedimenti. Dimenticavo di dirmi, ma è importante. Evidentemente il commissario straordinario della regione ci chiedeva anche in qualche maniera di identificare le fonti a terra. Evidentemente i tempi erano molto limitati, troppo limitati, quindi abbiamo cercato di impostare il lavoro partendo dal Mar Piccolo, cioè vediamo qual è la situazione nel Mar Piccolo e cerchiamo di risalire verso le fonti, perché in quel momento l'unica possibilità che avevamo in termini di tempistica e di opportunità di dati, di informazione, era solo quella. Evidentemente abbiamo anche cercato di individuare le fonti di contaminazione primarie e secondarie, le vie di trasporto, ovviamente falda del flusso superficiale di liquidità, trasporto solido di sedimenti, e i bersagli. Ovviamente questi bersagli, a differenza di un'analisi di rischio canonica, in questo caso non era la salute umana, è stata un po' un'interpretazione di un'analisi di rischio, quindi come bersaglio ci siamo dati i molluschi bivalvi,
come sappiamo, non è detto che vadano a incidere direttamente sulla popolazione umana residente nel luogo, ma potrebbero essere poi commercializzati anche in aree diverse da quella circostante al Taranto e all'ecosistema. Ovviamente tutto questo discorso doveva servirci poi, non a noi, ma a chi ce l'ha chiesto, a identificare in qualche maniera delle proposte o delle modalità di bonifica e messa in sicurezza dei sedimenti che evidentemente erano già stati acclarati come contaminati. Cosa abbiamo fatto insieme a tutti gli altri? Cosa abbiamo coordinato, direi meglio? Naturalmente abbiamo fatto un modello geomorfo stratigrafico, un rilievo geofisico dei fondali, quindi con tutta la geofisica già descritta brillantemente dalla collega che mi ha preceduto, sino qui multibeam, size scansione, sul bottom profile, una mappatura biocenotica dei fondali. Abbiamo cercato di identificare e di studiare il reticolo idrografico principale, una caratterizzazione idrogeologica dei corpi idrici sotterranei, una caratterizzazione geotecnica dei fondali e un'analisi sulla qualità supplettiva dei sedimenti. Evidentemente non potevo mettere tutti i risultati di un lavoro che poi si è rilevato veramente molto corposo, e quindi qui ci sono delle piccole immaginette per cercare di darmi un'idea di quali sono le componenti, quali sono gli argomenti che abbiamo trattato in maniera più specifica. Cosa è venuto fuori? Ovviamente la sintesi è molto sintetica e non potevo fare altro, che ovviamente c'è un carattere erosivo del bacino, è un carattere fluviale relitto di entrambi i semi, e c'è una sedimentazione olocenica che si dovrebbe attestare su un millimetro all'anno. Poi in seguito a questo lavoro sono stati fatti degli studi più specifici in cui hanno evidenziato dei tassi di sedimentazione leggermente più alti. Sempre dal punto di vista geologico e geomorfologico, i fondali sono essenzialmente composti da depositi olocenici, depositi alluvionali recenti, depositi marini terrazzati, argille subappenniniche, calcare di gravina, calcare mesozoici. Soprattutto una peculiarità del Mar Piccolo è la presenza di sorgenti sottomarine, che vengono chiamati localmente citri, se qualcuno di voi conosce l'area specifica, e non sono altro che delle emergenze sottomarine di falda profonda, vedremo dopo, che emergono all'interno dei bacini Mar Piccolo. E questi citri purtroppo non sono stabili, ma come vedremo sono citri che possono, in particolari aree del bacino, soprattutto in particolari aree del bacino Mar Piccolo, possono aprirsi anche in maniera successiva alla definizione di un quadro ambientale. C'è un'instabilità dei versanti e quindi c'è un'estrema dinamicità dei fondali. Dal punto di vista poi degli aspetti relativi alla granulometria e spessore dei sedimenti, ovviamente la percentuale di argilla aumenta con la profondità. Una cosa abbastanza specifica del sito è che i parametri geotecnici, soprattutto nella parte più superficiale e in determinate aree del Mar Piccolo, hanno questa caratteristica di un comportamento fluido del materiale, e questo, come potete ben capire, si riverbera anche nelle eventuali modalità di bonifica e o messa in sicurezza di questi fondali. Dal punto di vista, chiamiamolo ecosistemico, c'è anche da dire che il Mar Piccolo ha un'elevata biodiversità. Giusto per dirvene una, che nel Mar Piccolo, in una particolare del Mar Piccolo, c'è una popolazione di ippocampo, di cavalluccio marino, che è una delle più conservate di tutto il Mediterraneo. Quindi bisogna tenere conto anche di questi aspetti in un inquadramento di gestione generale dello stesso Mar Piccolo. Per quanto riguarda il reticolo idrografico, è stato individuato il reticolo idrografico principale e superficiale, quello del Galeso. Il reticolo secondario potenziale è quello che prevede un decorso superficiale delle acque meteoriche da parte dell'area industriale, sempre verso il Mar Piccolo. La presenza dal punto di vista delle acque sotterranee di un'unica falda profonda, ovviamente di tipo carsico in questo caso, e che costituisce la circolazione idrica più importante della regione.
La cosa altrettanto importante è che le direzioni principali di deflussi sotterranei nella falda idrica convergono principalmente verso il Mar Piccolo con le sorgenti costiere sia subaeree che sommerse, i cicli di cui vi ho parlato precedentemente. Ha evidenziato anche che la falda superficiale è in condizioni di plurifalde tra loro non interconnesse, che queste plurifalde comunque sono di limitata potenza, bassa soggiacenza e limitate potenzialità idrogeologiche, e che ci sono dei fattori che favoriscono la venuta a giorno della falda superficiale, tra cui l'affioramento delle argille, i cicli scarpati, ma anche gli interventi antropici, cavi, trincee, scavi, manufatti, che in qualche maniera permettono, favoriscono la venuta a giorno della falda superficiale. Abbiamo anche evidentemente applicato una modellistica di circolazione nel Mar Piccolo, una modellistica molto simile a quella applicata dai colleghi di Ispra per la presentazione precedente, e in cui si sono evidenziate due modelli di circolazione differenti a seconda delle stagioni, quindi un modello estivo e un modello invernale. Sembra forse potrebbe essere considerata trascurabile, ma abbiamo evidenziato che questo modello di circolazione, la differenza tra modello di circolazione e quello estivo, potrebbe anche comportare delle decisioni diverse in fase di applicazione delle proposte di bonifica e o messa in sicurezza. Siamo andati a verificare anche le fonti di contaminazione, quelle definite come primarie, ovvero quelle che potevano in qualche maniera essere ricondotte agli apporti terrigeni dalla parte terrestre verso il Mar Piccolo, e siamo andati a vedere anche le fonti secondarie di contaminazione, considerato come fonte secondaria di contaminazione essenzialmente il sedimento già presente nel bacino del Mar Piccolo e che può dare dei problemi, ovviamente per rimovimentazione e sospensione può dare problemi. E abbiamo evidentemente trovato dei risultati anche in questo, e che ci hanno fatto individuare che ci sono delle situazioni, poi lo vedremo nella slide successiva, di fatto sulla base anche di una valutazione circa le anomalie termiche, abbiamo impostato un piano di campionamento delle acque all'interno del bacino di promozione del Mar Piccolo, e abbiamo campionato le acque con un sistema che ci permetteva in qualche maniera di concentrare gli eventuali contaminanti delle acque, perché penso che noi tutti sappiamo che la ricerca del contaminante delle acque non è qualcosa di facile, e quindi abbiamo utilizzato insieme al magistrato delle acque di Venezia, in collaborazione con il magistrato, un sistema di campionamento ad alto volume che ci ha permesso in qualche maniera di determinare in prossimità di quei punti che ritenevamo interessanti dal punto di vista degli apporti terrigeni o di quelli dei cicli, di andare a individuare delle situazioni particolari. Vi faccio una sintesi molto sintetica, che per quanto riguarda le potenziali primarie, ovvero gli apporti terrigeni, i punti critici potevano essere uno in prossimità della stazione di campionamento nei pressi dei idrovori dell'Ilva, e un'altra stazione poteva essere quella posizionata in questo canale Citrello, in questa zona del Mar Piccolo, che guarda caso vedremo dopo è l'area in cui si dovrebbe indirizzare tutto il deflusso superficiale e tutto il bacino principale che afferisce il reticolo idrografico superficiale che afferisce di fatto al primo sito del Mar Piccolo. E per quanto riguarda le potenziali secondarie, ovvero i sedimenti, la sospensione di sedimenti dell'area 170 ettari, che è quella che è risultata molto contaminata dalla prima caratterizzazione, poteva avere una certa importanza, come anche il famoso canale Citrello, di cui sopra, che può considerarsi un imbuto naturale di tutto quanto viene prodotto diciamo dalla parte a monte del Mar Piccolo. Allora, come abbiamo anche, perché purtroppo ci chiedeva il commissario, ci chiedeva la regione, ci diceva va bene, ma possiamo capire se sono più importanti le fonti primarie o le fonti secondarie? E noi abbiamo utilizzato, con quelle poche informazioni che avevamo, abbiamo cercato un approccio di tipo ovviamente speculativo, che naturalmente meriterebbe una conferma, però abbiamo cercato in ogni caso di farlo.
Allora, dai risultati delle analisi delle acque utilizzando il campionatore ad alto volume, abbiamo evidenziato che il cadmio, per esempio, tra i metalli pesanti, presentava i valori più alti nelle zone di apporti idrici in prossimità di sedimenti industriali, così come il piombo. L'IPA, anche in questo caso, aveva valori più alti in prossimità di insediamenti industriali, la zona industriale di Taranto e l'Arsenale. Le concentrazioni di PCP, voi sapete che non c'è nelle acque, almeno per quanto riguarda la direttiva acque, non vi è ovviamente nei decreti 56 2009 e 260 2010, non ci sono dei riferimenti normativi di standard di qualità per le acque, per i PCB. Però abbiamo visto che mentre per i metalli pesanti si poteva in qualche maniera trovare delle fonti, si poteva relazionare a delle fonti, per i PCB invece era abbastanza diffuso, ovvero dove arrivavano degli apporti terrigeni, in qualche maniera c'era la presenza dei PCB. Quindi gli apporti terrigeni non sono da canali impluvi superficiali, ma anche dalle acque di falda e quindi anche dai citri. E che abbiamo fatto? Abbiamo cercato di usare, ve la risparmio questa diapositiva, però alla fine, tenendo conto anche dei portati, di tutti i corpi idrici superficiali, di tutte le acque di falda, abbiamo notato che alla fine arriverebbero in primo seno annualmente 184 grammi circa di PCB all'anno. E queste attuali emissioni non giustificherebbero lo stato di contaminazione dei sedimenti attuali. Quindi, attualmente, probabilmente quello che arriva non giustifica quello che è già stato trovato. E voi direte, questo è ovvio. È tanto ovvio che evidentemente noi abbiamo ipotizzato già nella nostra relazione che doveva esserci stato qualcosa in tempi passati che aveva provocato questa contaminazione di sedimenti. Questa nostra ipotesi è stata successivamente, perché c'è stata una presentazione al seminario di Ritmani del CNR, proprio di ottobre 2014, in cui in effetti si evidenzia che i flussi sono stati datati, i flussi di PCB, e il picco dei flussi di PCB c'è stato, diciamo, tra il 1960 e il 1980. Quindi, chiudendo questo aspetto, evidentemente la componente più importante come fonte di contaminazione ci sembra, possiamo ipotizzare, possa essere quella di tipo secondario, cioè quella dei sedimenti attualmente presenti nel Mar Piccolo. Stiamo parlando sempre di PCB. Ovviamente abbiamo fatto anche lo studio sulle vie di trasporto, sulle vie di trasporto, compreso il trasporto solido in condizioni disturbate nel Mar Piccolo del Primo Seno. Abbiamo fatto il bioaccumulo nei bersagli, abbiamo fatto sia processi di bioaccumulo, sia abbiamo in qualche maniera ipotizzato dei processi di decontaminazione. Molto sinteticamente vi dico che per quanto riguarda i metalli, il bioaccumulo è vero che si è verificato il bioaccumulo, ma il bioaccumulo è rimasto sempre sotto limite, ovvero seppur evidenziato il bioaccumulo, era sotto la soglia, no, e i limiti normativi, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti per la commercializzazione dei nitrati. Mentre per quanto riguarda i PCB dopo 15 giorni di sospensione sono stati fatti esperimenti sia in situ sia ex situ, e si è visto che mettendo a contatto i mitili con sedimenti risospesi, dopo 15 giorni i mitili avevano già raggiunto i livelli di riferimento per quanto riguarda la commercializzazione. Ovviamente si ipotizza che dopo un tempo relativamente breve questi avrebbero raggiunto gli stessi livelli di contaminazione dei mitili naturali presenti nel bacino, che sono ovviamente fortemente comunicati. Questo sta a dimostrare che probabilmente i processi di risospensione dei sedimenti hanno un grosso effetto sulla contaminazione dei mitili. È stata fatta anche un esperimento di decontaminazione, e che dopo 60 giorni circa si è visto che i due terzi, ovviamente posizionando i mitili in zone non contaminate, i due terzi della contaminazione presente dai mitili era stata in qualche maniera eliminata. Ovviamente, dopo aver avuto tutte queste informazioni, abbiamo cercato di fare degli scenari di bonifica che consideravano tre aspetti fondamentali: il dragaggio ambientale, il capping e l'evoluzione naturale assistita dal sistema ambientale. Fatto molto veloce per cercare di rispettare i tempi, ma potete capire che il discorso è stato molto complicato e i dati di posizione molto, la mole dei dati era abbastanza corposa. Abbiamo fatto un esempio di simulazione del trasporto solido nelle due aree che la regione aveva già identificato come le più critiche per la contaminazione di tipo secondario, e quindi l'area 170 è un'altra area,
in, nella zona dei cantieri, ex cantieri navali, abbiamo elaborato le simulazioni utilizzando due tipologie di draghe, idraulica e meccanica. Questi sono i risultati che nella situazione peggiorativa, utilizzando anche le argille che sono tra l'aspetto granulometrico del più fine ritrovato, quindi le argille. Questi sono i risultati, ovviamente alcuni dei risultati della modellistica. Abbiamo anche a questo punto cercato di integrare la modellizzazione della circolazione marina con la valutazione sulla biodisponibilità e rilascio dei contaminanti dei sedimenti, ovviamente facendo una serie di assunzioni che dovevamo per forza fare, poi se mai con più calma, se sarà presente la presentazione, la leggerete. Alla fine abbiamo anche cercato di mettere in evidenza come, facendo delle assunzioni di base, come partendo da un centro di dragaggio ci potesse essere la distanza della contaminazione dei nitidi e dopo quanto tempo. In sintesi, per quanto riguarda i metalli piombo e mercurio, sembra che durante le operazioni di dragaggio non ci sia contaminazione nei nitidi, perché sappiamo, in questo caso, se ne è parlato già molto ieri, ovviamente in questo caso i metalli sono una forma tale per cui non sono biodisponibili e quindi non vengono in qualche maniera concentrati in maniera tale da andare sopra limite. Il PCB invece, evidentemente vedete che a 45 giorni a 120 metri dal centro di dragaggio sarebbero contaminati, facendo finta che questi metri abbiano contaminazione zero, però è chiaro che è un'altra assunzione che abbiamo fatto. Un'altra cosa sempre che deriva dal progetto Ritmare, anche in questo caso il progetto Ritmare è l'ultimo seminario del progetto, ha evidenziato che effettivamente anche nel caso del marcipolo del Taranto sono i primi 30-40 cm quelli contaminati, come la collega precedentemente ha illustrato con i sedimenti della Valle Augusta. Ovviamente poi abbiamo fatto tutta una serie di speculazioni sui vari metodi, i tapping, quali sono le criticità, quali sono le criticità. Abbiamo fatto anche delle speculazioni sulla evoluzione assistenza al sistema ambientale, da cui alla fine abbiamo cercato di valutare gli impatti associati per l'ecosistema acquatico, che noi infatti, fra virgolette, non è una vera e propria analisi di rischio, abbiamo associato a un'analisi di rischio, però tutti noi sappiamo che l'analisi di rischio sui sedimenti marini è un problema molto complesso, c'è un dibattito a livello nazionale, però il commissario straordinario ci ha chiesto di fare delle analisi di scenario. Alla fine abbiamo calcolato i livelli di esposizione e vulnerabilità di alcune componenti, risorse idriche, sedimenti, ecosistema, biodisponibilità dei contaminanti, morfologia, teologia, drenaggio, speciale materiale, effetti socio-economici, da cui abbiamo tirato fuori degli scenari di rischio, ovviamente con dei livelli di rischio che vanno dal basso verso l'alto, considerando le tre opzioni, quindi l'evoluzione naturale assistita, dragaggio e il capping. E l'abbiamo fatto sia per l'area 170 ettari che la zona nord-ovest del Rio Seno, ovviamente anche in quel caso approcciando il discorso vulnerabilità ed esposizione, da cui poi deriva il rischio. E in sintesi, questa è l'ultima slide, ovviamente capirete bene che è difficile sintetizzare la complessità di tutte le azioni che sono state realizzate per cercare di lavorare questo modello concettuale. Però cosa ci dice questo modello concettuale? Evidentemente che il sistema piccolo è molto molto complesso e naturalmente è molto molto articolato. Come dico, una, in teoria si possono applicare alcune modalità di bonifica, messa in sicurezza in una parte del mar piccolo che non possono essere applicate nell'altra perché ci sono i citri, per esempio, cioè su un versante ci sono i citri, nell'altro versante non ci sono i citri, quindi non si può applicare d'amblè un'unica modalità. E ovviamente al posto di un modello soltanto probabilmente c'è una serie di modelli che ciascuno dei quali ha un proprio scenario di riferimento e che sono ovviamente tra loro strettamente interconnessi, e bisogna considerare sia variabili tecnico-scientifiche sia componenti di ordine sociale ed economico. E evidentemente da tutta questa discussione si evince che non si può programmare un'unica strategia di intervento finalizzata alla bonifica del sito, ma bisogna sicuramente, preliminarmente, c'è necessaria un'attenta fase di discussione
E ancora prima bisogna capire qual è la destinazione d'uso del Mar Piccolo. È la mitilicoltura, la portualità o un'altra destinazione d'uso? Solo sulla base di questa destinazione d'uso evidentemente si possono sviluppare degli scenari. E naturalmente che possono essere scenari singoli, multipli o in associazione con varie tecnologie che siano in qualche maniera tra quelle ambientalmente, tecnologicamente ed economicamente attualmente disponibili. Grazie per l'attenzione, scusatemi ma dovuto sintetizzare il più possibile. No, credo che, vabbè, 10 minuti in più rispetto alla la programmazione degli interventi ci stavano, vista anche diciamo, la soluzione finale e gli appunti finali, che tutto sommato ci stanno e sui quali voglio riprendere. Quindi non ho dimenticato l'osservazione che è stata fatta all'inizio e è proprio da questo che questa provocazione ultima, che è pianificatoria, che mi riaggancio e sollecito ovviamente la discussione. Risolvere in 20 minuti una discussione del genere credo che sia impossibile. Penso e spero che qualcuno ovviamente uscirà da questo dibattito, come dire, insoddisfatto, perché non potremo trovare una soluzione. Sono problemi grossissimi, voglio dire, c'è un problema di SIN che deve essere, diciamo, in qualche maniera messo a sistema o risolto, credo che. Però mi sono segnato alcuni punti fondamentali. Il primo nella riflessione è questo, cioè questi studi ovviamente sono molto simili, diciamo, i due approcci servono per supplire a un problema di fondo, cioè che tipicamente ci troviamo un'eredità, cioè di gestire delle cose che sono state pianificate molto male. E voglio dire, tipicamente queste cose non vanno fatte ex post, andrebbero fatte ex ante. Cioè, chi ci dice che lì bisogna fare un impianto industriale o mettere la miticoltura insieme, quindi sono conflittuali tra di loro? È evidente che si tratta di una errata pianificazione, una cosa che accomuna tutti i siti, sia quelli che ancora esistono sia quelli che sono stati dismessi. Penso alla nostra realtà, vedo qua Fulvio Daris, che saluto, collega di ARPA Friuli Venezia Giulia, che si ripetono, no? Sono problematiche che si ripetono, cioè noi dobbiamo decidere di fare un dragaggio a un certo punto, ma anche nell'ordinarietà. Ci si misura con la commissione pesca o con i pareri delle persone, a un certo punto dici davanti a tutti gli stakeholders, metto nel GIS gli usi dell'ambiente, l'unica soluzione non è quella del riuso, ma è quella di una ricollocazione inventata oppure trovata nella soluzione, diciamo, di compromesso, perché ci sono i pescatori che non ti consentono di farlo, ci sono mille, diciamo, attività che confliggono certe volte l'un l'altra. Banalmente la nautica non è mai d'accordo con la pesca, questo è un classico. E quindi ci troveremo sempre davanti a due interlocutori che comunque non si parleranno mai, uno perché ha la bocca chiusa, l'altro perché non sente con le orecchie. E mi sono segnato ovviamente il problema della gestione dell'ordinarietà e anche ovviamente il problema delle scavo. E qua ovviamente colgo la provocazione, insomma la sollecitazione che viene data. Da un lato una pianificazione che adesso noi possiamo fare in condizioni non emergenziali e dall'altro invece situazioni di bonifica, di messa in sicurezza o comunque, diciamo, di restituzione, diciamo, ai propri usi di ambienti che hanno delle compromissioni, che sono quelli per esempio delle siltation, no? Cioè problemi di interrimento. Ecco, qua ovviamente io non ho la risposta, non mi sento in grado di poterla dare e non ho neanche un suggerimento. Credo che però vada fatta una riflessione più ampia su, e penso che sia stata fatta anche ieri, sul fatto fino a dove, diciamo, il non intervenire possa essere una soluzione e fino a dove noi possiamo intervenire facendo qualcosa che non crei ulteriore danno. Voglio dire, le casse di Colmatta, che è un tema molto aperto, è chiaro che deve essere, si accompagna a situazioni come quelle portuali, non può essere la soluzione in situazioni in cui ovviamente non ci siano le emergenze o le situazioni tipiche di un porto che per sua natura ha comunque un target di inquinamento molto, cioè di alterazione molto molto ampio. Quindi io lascio la discussione veramente a questi temi che sono veramente enormi, io mi sento veramente una formichina in questa discussione, ma lascio anche a chi ovviamente ha più competenze in questo senso. Quindi apro la discussione, ho le domande, non credo che il discussant abbia la soluzione alla panacea per tutti i mali, questo ovviamente io vi dico già subito, io personalmente non ho una risposta. Certo che l'osservazione che è stata fatta alla fine dice, ma se noi il target finale sono la miticoltura, è proprio necessario pensare che sia quello il target finale, cioè voglio dire un'area industriale che ha una compromissione, diciamo così, ampia. È necessario che si operi per decorticare mezzo metro con volumi che non oso immaginare, saranno milionate di metri cubi, perché mezzo metro su quegli ettari vengono fuori dei numeri pazzeschi,
e fare delle casse, creare comunque delle zone di contaminazione riducendo gli spazi acquei, tra le altre cose, oppure spazi terrestri che vengono diciamo, destinati a un uso un po' particolare, semplicemente per non bloccare un'attività per 2 anni, magari che economicamente potrebbe essere risarcita in qualche altro modo. Non so, lancio anch'io la provocazione. Se qualcuno vuole intervenire, benvenuto. Sì, buongiorno, sono Andrea. Mi sentite? Sì. Benissimo. Ho visto che la sessione sui sedimenti si è concentrata su aree molto grandi e soprattutto su sedimenti marini. Ieri ho accennato nella presentazione che ho fatto una questione su cui stiamo cercando di lavorare e che riguarda invece piccole aree. La problematica è questa, quella dei bacini artificiali che sono sfruttati per la produzione di energia idroelettrica e che magari ricevono sedimenti da aree antropizzate contenenti contaminanti. Quindi qui ci sono la coesistenza di 2 soggetti, un soggetto che in realtà per contratto è tenuto a pulire periodicamente il vaso, sia per ragioni di sua convenienza, quindi la capacità di produrre, e anche perché effettivamente fa uno sfruttamento in un'area pubblica, in un'area pubblica. Dall'altro però c'è una contaminazione che non è a lui ascrivibile, trovandosi a valle di una serie di altri soggetti. Per cui come si risolve il problema? Noi abbiamo questa questione in 2 siti potenzialmente contaminati, 2 piccoli laghi, in Umbria, per cui stiamo cercando di trattare la questione, però non vediamo una collaborazione molto interessata da parte dei soggetti gestori, quasi che non gli interessi il problema, forse ricordandosi che l'ultima volta che hanno sfangato l'hanno potuto fare in modo molto più semplice, a costi bassi, non si rendono conto che certo. La prossima volta sarà un grosso problema. Quindi questa è una questione che riguarda tante piccole aree, tanti laghi in Italia ma anche in Europa, perché in fondo siamo soggetti a un'unica normativa, e non mi sembra che ci sia un lavoro abbastanza attento dietro. So che c'è un decreto ministeriale delle linee guida che dovrebbero essere presentate proprio per la gestione dei fanghi di questi di questo tipo, c'è un gruppo di lavoro interregionale che sta lavorando, con cui mi sono anche messo in contatto, però non mi sembra che si guardi ancora, invece è una problematica non dell'entità chiaramente dei siti che abbiamo visto, però polverizzato sul territorio, che riguarda magari piccole realtà. Poi appena come ARPA ci dobbiamo occupare di queste cose anche a Casareccio, insomma, se è un po' più interesse. Grazie. No, credo che sia giusta l'osservazione, proprio perché essendo monotematico qua e conoscendo alcune piccole realtà anche locali, diciamo lo svaso, una tantum di certi ambienti, chiaramente produce il problema della gestione di quantità che non sono più irrisorie. Mi chiedo se non si possa trovare, ma lancio veramente così un'osservazione personale anche un po' da profano, forse probabilmente anche delle tecniche che non prevedono di fare degli svasi magari a 25 a 50 anni, ma di ridurre magari le tempistiche, magari di operazioni di svaso. Questo ovviamente per diluire, scusatemi il termine, leggermente quello che potrebbe essere fondamentalmente un problema di riversare materiale, sempre che sia possibile farlo ovviamente. Penso che comunque l'osservazione deve essere colta a chi di dovere, nel senso che i tecnici sono qui presenti, e è giusta l'osservazione, la faccio mia ovviamente in questo consesso. Quindi benvenga l'iniziativa, perché ovviamente è una realtà minore ma non di minore importanza. Ecco. E comunque per svaso di sedimenti contaminati. Sì, sì, no. Però rispondo subito. Preso nota, vediamo di fare un'iniziativa su questa cosa che non è affatto secondaria, e soprattutto per le dinamiche che dicevi tu, non semplicemente per quelle del Trasimeno, che conosco molto bene, altre dinamiche particolari, ma soprattutto per i vasi artificiali, anche io. Credo che meriti però un approfondimento specifico. Ad esempio faccio un esempio, l'Università della Basilicata da tantissimo tempo ci sta cercando di lavorare sopra, altre università, l'Università di Firenze e altre. Credo che meriti, sia un argomento che meriti un'apertura specifica. Direi che oggi, se è possibile, restiamo sulla, diciamo, acque di transizione marine, costiere, e invece ci focalizziamo anche per quello che detto io, mi legherei più all'intervento che ho sentito ieri piuttosto che a quello di oggi, ok? Se ne restiamo d'accordo così, me ne assumo io rispetto
al sistema rispetto ai, anche ai, diciamo, ai colleghi del, dell'Accademia, della comunità scientifica. Grazie. Prego. Non vedo mani alzate, posso invitare magari Fulvio se puoi portare una parola, visto che ti vedo qua relativamente, sì, forse anche si è messo nascosto lì sul primo piatto, no, semplicemente era una testimonianza. Il primo figlio non fosse essere nascosto. Appunto. Sì, tante le grazie, vi saluto veramente. L'esperienza della regione di Valle Marano, per quanto riguarda i ragazzi, è un'esperienza secondo me innovativa a livello del sistema di insegnamento. Dopo la libera immigrazione 2012, praticamente, concordando con il Ministero dell'Ambiente delle procedure che consentivano l'agenzia, quindi il sistema regionale, il Ministero regionale dell'Ambiente e l'agenzia, la gestione dei sedimenti ai sensi del 195,3, quindi una risorsa e non più il passo nuovo. Abbiamo condiviso con l'avvocatura della Regione una condivisione dal punto di vista normativo, e che doveva mettere in evidenza i punti che tu hai citato, cioè il non peggioramento della qualità ambientale, la tutela del colonna d'acqua per quanto riguarda le concentrazioni previste dalla normativa, e quindi la, il fatto che non ci fosse un danno ambientale da questo tipo di movimentazione. Abbiamo adottato tutta una serie di procedure come le panne sommerse per evitare la diffusione di sedimenti. Abbiamo fatto un'attività di monitoraggio per quanto riguarda la compatibilità granulometrica alte e costantemente, sia sul materiale da dragare che sul sito di rifiumento, che comunque avveniva all'interno del corpo idrico, all'interno della comunità. Una valutazione delle capacità della ecotossicologia nelle aree interne e esterne, laddove esistevano i banchi naturali di molluschi o degli allevamenti di molluschi, un'analisi ante post per quanto riguarda le caratteristiche chimiche dei molluschi, particolarmente mercurio e non solamente mercurio, anche se problematiche non abbiamo mai avuto. E su questa linea siamo andati avanti e di fatto siamo passati da, da una previsione di gestione del sedimento come rifiuti in caso di problemato di sedimento a l'utilizzo di una risorsa nell'ambito, come si dice giustamente, di una realtà lagunare comunque in erosione, che comunque deve essere risistemata all'interno di quel percorso che evidentemente deve consentire la movimentazione. Abbiamo anche un porto non di noi, portato a Porto Nogaro, in cui stiamo lavorando proprio tutti i giorni per il dragaggio del sistema Ossacorno e l'acqua di transizione fino a Mare. Quindi fino adesso il percorso che noi abbiamo gestito in Firenze è stato questo ed è andato tutto sommato in maniera molto tranquilla. Concludo con la battuta che ti ho fatto prima che noi incominciassimo, evidentemente. Io ho cominciato l'attività nell'anno 2015 in maniera molto... allora, il nuovo direttore generale è stato nominato praticamente, ha firmato il 30 dicembre. Il 2 gennaio, con un profondo senso di appartenenza all'agenzia, anche se era da un giorno, il 2 gennaio è venuto a lavorare, quindi eravamo tutti presenti, ovviamente. Alle 9 meno... ma no, assolutamente era tutto questo. Alle 9 meno un quarto dalla portineria mi telefonano e mi dico: direttore, sta arrivando una domanda di carabinieri per lei. E allora sicuramente mi ha detto: comincio l'anno nuovo in maniera vivace. Qual era il quesito dei carabinieri? L'acquisizione di tutto il materiale che ARPA ha prodotto, quindi documentazione tecnica, fare analisi, per le attività di dragaggio del canale Barbaro. E poi mi ricollego ad uno dei tanti problemi che dobbiamo gestire. Una laguna di Grado Marano si divide dal punto amministrativo tra due province, provincia di Gorizia e provincia di Udine. Per uno è inquinato, per uno è pulito. Il Presidente molto bene sta animando la situazione. Qualcuno magari se la paga sulla pelle. Ma un'attività di rifacimento di 500 metri di spiaggia Grado è stato oggetto di, non dico di sequestro, ma evidentemente di non accesso, perché sempre una procura riteneva questa attività di rifacimento un danno ambientale con rischio per la salute. Quindi l'approccio nostro è questo, articolo 195,3, con tutte le cautele che evidentemente questo tipo di procedimento comporta.
Buon, grazie Fulvio veramente perché la testimonianza credo che sia utile per dare appunto lo spunto alla discussione. Forse la risposta, diciamo che mi ricollego sempre alla domanda, manca sempre una risposta. Sì, non è pertinente, però voglio dire. Sì, non è fattibile probabilmente. Ma noi sappiamo, no, che c'è la grande discussione è bene, lo riuso, se non posso riusarlo lo devo in qualche maniera smaltire o comunque riallocare, in qualche modo deve essere gestito. Le casse di colmata sappiamo cosa sono e credo che nell'ordinarietà forse anche capire un pochettino meglio quali siano i processi di un porto, voglio dire, il porto non è che sia un'entità che rimane staticamente ferma, ma cioè, il problema di un porto è che è una trappola sedimentaria, ahimè, quindi... Se volete posso fare un po' l'esperienza di Alba Puglia nel gestione di queste questioni. Noi abbiamo in Puglia ovviamente dei porti abbastanza grandi. Che non è solo Taranto. E che non è solo Taranto, c'è anche Bari, per esempio. Qui stiamo collaborando anche Brindisi. Parlo di Bari perché stiamo collaborando con Ispra. Per questi, chiamiamoli grandi porti, che poi sono di se non sbaglio, categoria 2, classe 1 o qualcosa di simile, sono classificati in questa maniera. Impostiamo anche un programma prima di caratterizzazione evidentemente, perché tanti sarebbe inopportuno quando già la fase di caratterizzazione ci dice che questi materiali non sono compatibili per il dumping, quindi già questa idea va a, perché non perché non sia, c'è qualcuno che dice che non sia possibile, ma perché ci sono le norme che dicono che non puoi andare a variare la qualità di un corpo idrico. Certo. Siccome ci sono. Di fare un paragone, però. Cioè, se non lo peggiori. Stiamo facendo esattamente. Le dico l'ultimo esempio: Barletta. L'ultimo esempio, sempre autorità. Le faccio questo esempio: l'autorità portuale di Barletta ci dice virtuosamente, siccome abbiamo verificato che ci sono alcune porzioni di sedimento del porto che sono compatibili con l'opzione A1 del manuale ICRAM per la monetizzazione, li vogliamo. Una parte di questi ovviamente vogliamo fare dumping, evidentemente ha chiesto ad ARPA di fare la caratterizzazione del sito in cui doveva essere, evidentemente il risultato di questa comparazione ha detto che effettivamente quella parte di materiale, almeno per ARPA, poteva essere compatibile con il sito di dumping, quindi voglio dire, su questi aspetti penso che ci sia abbastanza chiarezza. Evidentemente deve essere fatto tutto quello che in maniera virtuosa, io dico in maniera virtuosa perché è stato previsto dal manuale ICRAM ISPRA sulla movimentazione dei sedimenti marini, perché voglio dire, è salvaguardia gli aspetti. In più però noi sempre proponiamo che una volta che è utilizzato il dragaggio, di fare una valutazione su alcuni aspetti che possono andare a interferire con l'ambiente esterno al porto, perché come dice giustamente il professor Fontolan, i porti non sono considerati corpi idrici in quanto sono fonti di pressione, cioè per definizione un porto è contaminato, non può essere diversamente più o meno contaminato. Quindi noi come abbiamo impostato il nostro approccio ARPA? Che noi diciamo a chi gestisce il porto, l'attività di dragaggio, ok, siccome l'unico problema che posso avere io nelle attività di dragaggio è quello del sedimento, la plume in uscita dal porto, andiamo a verificare se durante le operazioni di dragaggio la torbidità non superi un valore limite che è sito specifico, non posso applicare il limite del porto di Amsterdam con quello di Molfetta, scusatemi, no, perché è successo che ci hanno proposto questo e mi hanno detto ma è evidentemente inapplicabile. Quindi secondo me un approccio sulla base del manuale integrato da questo monitoraggio su questi aspetti, oppure c'è il positonieto all'esterno, un SIC positonieto, allora cos'è che può dar fastidio al positonieto? La torbidità, quindi andare a valutare questo in uscita, non all'interno, perché all'interno è ovvio che un dragaggio fa torbidità, cioè è inevitabile, non penso che ci sia nessuno che riesca ad evitare del tutto questo. Quindi basta secondo me seguire queste piccole procedure e alla fine un buon livello di salvaguardia ambientale si può ottenere, almeno questa è l'opinione che noi cerchiamo di sviluppare in Alpa Puglia. Così caldo possibilmente che non prometto già che ci sarà un'altra due giorni specifica su questo, no? Perché credo che sia uno dei grossi problemi, adesso dirò perché, dei grossi argomenti, non dei grossi problemi sui quali dobbiamo ricoordinarci, penso che sia assolutamente, anche perché se una buona salvaguardia ambientale bisogna vedere se il procuratore lo richiede, sì. Ok.
che è un punto cruciale, che vorrei poi non oggi, ma trovare il modo di affrontarlo tra di noi. È leaking, nel nostro, dei nostri sistemi, è uno dei punti cruciali. Sì, sono stato chiamato in causa sulla questione dei carabinieri, perché noi ci comportiamo così: la mattina andiamo dai carabinieri e diciamo, voi avete bisogno di noi oggi? Se dicono no, iniziamo il nostro lavoro. Qualche volta facciamo dei programmi settimanali e condivisi. Sì, assolutamente. Noi ce l'abbiamo addirittura nella sede dell'AFA all'ultimo piano, quindi stanno lì proprio a disposizione. A parte gli scherzi, credo, Presidente, che un elemento che dovremmo affrontare di contorno alle cose che sono emerse in queste due giornate è la questione del responsabile della contaminazione, che diciamo saggiamente non è stato introdotto fino ad ora, perché è un elemento criticissimo. Però nella nostra esperienza il quesito, sia per le pressioni dell'Unione Europea, che ovviamente ci mette in mora quando non applichiamo correttamente il livello di inquina paga, e sia da parte ministeriale, il quesito arriva, e arriva in una forma strana: non chi è il responsabile della contaminazione, ma chi ha determinato il superamento delle CSC. Adesso voi vi immaginate in una situazione come quella di Taranto, come ce ne sono tante altre, andare a definire chi è stato quello che ha buttato l'ultima monetina nella vasca per far determinare il superamento del numero. Ecco, questa questione secondo me merita un tipo di approfondimento proprio dedicato, perché tra l'altro il quesito viene posto alle province, non sarebbe in teoria un problema nostro, viene posto alle province, ma le province ovviamente non hanno nessuna possibilità o capacità di dare queste risposte, e quindi la ribaltano sugli organi tecnici. Sentiamo la collega Di Napoli, che non ha chiuso il suo discorso, sì, l'ha interrotto. No, io credo che insomma, gli spunti per chi ovviamente deve raccogliere poi le sintesi di questo ci siano, credo, no? Già ieri, credo, io non c'ero, ma mi hanno riferito che largamente è stata discussa e dibattuta, oggi ci sono diciamo, alcune code, quindi io non vorrei sottrarre altro tempo perché c'è un'altra sessione che deve parlare, però possiamo fare qualche riflessione finale? Lascio, sì, io mi sono seduto qua apposta sui sedimenti. Perfetto, prego. Perché ritengo che non è venuto fuori per tutti noi, vorrei guardare anche. Allora credo che su questa materia dobbiamo riunirci un po' tutti, come dicevo, le perdite, no, dai vari sistemi. Abbiamo alcuni punti. La prima cosa voglio sottolineare è che noi siamo un pezzo di un processo, purtroppo, lo dico chiaramente. E questo processo, per quanto riguarda questa Presidenza, vuole essere il più interattivo possibile, quindi capire assieme quali sono i percorsi relativamente ai soggetti e autorità ambientali. L'autorità ambientale è l'autorità ambientale, poi c'è l'autorità ambientale tra virgolette, ovvero magistratura, un altro tipo di autorità con la quale noi quotidianamente abbiamo a che fare, e probabilmente c'è il rimbalzo tra l'autorità ambientale e l'autorità magistrale con in mezzo a noi, perché quello che è stato detto potrebbe essere modulato in mille altre forme, per citare esempi personali, i quali poi è facilissimo per l'autorità ambientale ritirare la mano e dire lui. Oppure la mano dice no, ma mi ha detto lo scienziato, e quello che sta avvenendo anche a Taranto è qualcosa che dà fastidio come altre cose, nel senso che io la comunità scientifica a cui sono appartenuto continua a appartenere idealmente di contenuti, e l'ho detto anche in una recente riunione presente tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati e non vigilati dal mio, soprattutto in una riunione presso il Ministero, che tutta l'attività scientifica che deve svilupparsi deve essere riportata, in particolare sul mare e in particolare sulla fascia costiera, deve essere riportata nel quadro delle responsabilità, no? Che poi compete a ISPRA nel trasferirle assieme alle agenzie, sostanzialmente con il concorso delle agenzie, col concorso delle loro esperienze, su quello che poi è sostanzialmente gli elementi tecnici e scientifici, non normativi, che poi si basano su elementi socio-economico-culturali, no? E anche dovete aiutarci nel sostenere il fatto che le autorità ambientali devono prendersi in mano il loro coraggio, perché detto una cosa posso anche dire che io non sono d'accordo, scelgo questo, io vado al commissario via sulle inizie. E allora una domanda che fece a Cacciari come responsabile del gruppo istruttore fu:
esattamente quella che abbiamo detto prima. Ma voi, Chiongiotti, veneziani, della laguna, che ha una sua dinamica, la interpretate, volete continuare a interpretare come laguna, o volete interpretarla e futuribilmente interpretarla come un braccio in mano o un porto interno? Cioè, questo è veramente il punto cruciale su cui dobbiamo chiarirlo. E se l'uno e l'altro, ci sono dei compromessi da stringere, che non sono certamente Mosè. Te lo dico una persona che viene dall'Università di Genova, come voi sapete, dagli studi Davide di Genova, che Mose l'ha studiato, le preparatorie del Mose sono state studiate da Marchi, state proposte da lui in commissione, molti di noi le ha proposte, e poi un suo allievo che ha studiato anche il libro Elasticità delle preparatorie ha detto che il progetto Mose non stava in piedi, che è sottoscritto, di fronte alle televisioni di tutto il mondo, e continua a pensarlo. Perché non c'è questa scelta fondamentale, che poi viene riportata dai nostri colleghi di Chioggia, nel proprio lavoro a sostegno delle pesche, della continuità di certe attività, viene riportato dai colleghi di Venezia, no? Nel discorso interazione tra mobilità nella canali, che non è solo quella delle grandi navi, è anche quella di, soprattutto del trasporto anche quotidiano rispetto alle dinamiche. Allora credo che un punto fondamentale è quello sulle lagune, o i porti chiusi, i porti interni, che in qualche modo ci pone maggiori problemi, perché c'è questi contrasti oggettivamente laddove abbiamo una situazione come Priolo, no? Come altre, come Gela, come altre, dove è talmente determinata come storia che ha un complesso su cui ragionare e su cui riflettere, ma abbastanza determinato. Allora io credo che meriti tra di noi, e questo piccolo scorcio di discussione almeno a me lo presenta, il fatto di lavorare insieme per costruire una piattaforma di certezze, allo stato delle conoscenze, in cui riusciamo a avere un riferimento certo per gli operatori, per noi rispetto alle nostre garanzie, che mi sembra essenziale, dicendo delle cose ragionevoli. E chiamo anche te, comunità scientifica, a non fare i passi avanti del non te personale. Non fare i passi avanti da Pierino per poi andarsi a sostituire, no, a coloro che rispondono della responsabilità tirandosene indietro, non avendo nessuna responsabilità e dicendo io faccio i flussi. Lui si trova i flussi di Ritmare, ma qualche duro l'ha invitato prima su Ritmare a confrontarsi sui flussi, oppure sono stati fatti in una camera segreta, perché ho parlato con Fabio e compagnia varia, oppure in una camera segreta. Allora non è più possibile andare a cose. Non è più possibile. Allora il tentativo di questo incontro, è proprio di mettere le tre componenti in questa dinamica assieme, perché non è possibile che andiamo e ci ritroviamo, e compresi tra di noi, compreso l'attività che fa Ispra e l'ARPA Friuli, ha compreso l'attività che fa Ispra e l'ARPA Friuli, tenendo conto che nel sistema agenziale, forse sfugge ai colleghi lombardi, sfugge il fatto che se io guardo il mio sistema agenziale è quasi tutto sulle coste, più i problemi delle acque interne, che mi trovo in pianura padana, mi trovo in Umbria, mi trovo in altre situazioni. Allora, questo problematico oggi, noi abbiamo, quando Fabio Pascarella mi ha proposto lo schema che voi avete proposto al CTP, oggi voleva la delocazione mia, se mi consenti. Cioè voleva dire, signori cari, se abbiamo pochi minuti non sono sufficienti, ma noi dobbiamo affrontare questo problema esattamente come abbiamo affrontato anche il problema dei nitrati, confrontandoci anche con l'estero, con i colleghi che fanno queste operazioni nel Mare del Nord, che è un'altra realtà completamente diversa, con i colleghi che fanno questo nel Mar Mediterraneo, ci sono sedi nelle quali anche Ispra partecipa come confronto, e non lo possiamo fare alle calende greche. Guardo voi, non lo possiamo fare alle calende greche, perché è una questione di economia del paese, esattamente come i tratti, non ho fatto un confronto a caso. Cioè, salvaguardare la portualità equivalente a salvaguardare l'agricoltura, tanto per essere chiari. Non sto parlando molto seriamente, sono le 20 confrontali da genovese, avendo tutta la realtà del porto, avendo un padre che è stato
ufficiale di Marina e quindi in qualche modo oltre che ingegnere idraulico meccanico dell'Università di Rimini. Quindi voglio dire, la realtà è percepita pienamente dai vertici oggi del sistema finanziario. Quindi io vorrei ridare un'occasione a tutti noi nel presentare, mi piacerebbe, e lo dico a tutti, mi piacerebbe, così come quando parliamo di biodiversità o di sostanzialmente ecosistemi marini, mi piacerebbe non trovarmi più con una concordia rovesciata in sé, ma rovesciata su un posto di cui non so minimamente cosa ci sta sotto, di cui non so assolutamente cosa ci sta sotto, perché questa è la realtà che ci siamo trovati quando ci siamo trovati la Concordia appoggiata lì, che ci chiedevano ma il danno, cosa c'è sotto, cosa non c'è sotto e cosa c'era sotto. Allora mi piacerebbe che tutti insieme riuscissimo a descrivere quelle che sono le realtà del nostro paese lungo le nostre coste, nella fascia costiera, delle portualità, delle situazioni di acque di transizione, almeno in modo ancorché grossolano, ma avere una conoscenza, raccogliere tra di noi e condividere dati e informazioni. Io continuo a essere maniaco di questo punto, perché le informazioni ci sono, si scopre che ci sono, sono condivise. Allora io credo che questo discorso sulla gestione dei sedimenti, che poi è il DNA sostanzialmente dei processi che legano la parte delle acque interne alla parte delle acque costiere e le acque del mare profondo, allora io credo che su questo noi dobbiamo impegnarci nel giro di pochi mesi a ritrovarci con un ordine del giorno, di nuovo di un giorno e mezzo, nel quale ci confrontiamo da una parte tra di noi con l'ulteriore esperienza, dall'altra parte con la comunità scientifica e dall'altra parte con sostanzialmente voi. Quindi vi invito, no, in quell'occasione a dire esattamente, confrontarsi. Guardate, io ho affrontato, io ho conosciuto il procuratore di Gorizia e il procuratore quando facevo la sceneggiata, tutto il resto, poi i procuratori vanno in giro, anche i miei amici vanno in giro e dicono le loro cose, perché ognuno poi fa le proprie cose. In realtà poi siamo voi, noi e loro che dobbiamo mettere insieme le cose e pagare i prezzi. Allora io credo che questo meriti un'altra immediata, lo dico ai colleghi che soprattutto sono responsabili ministro di questo settore, lo dico ai colleghi delle agenzie, soprattutto quelli più esposti oggi, e lo dico anche nei confronti del Ministero. Io non sono più disponibile come Presidente, mi rimuovano, ad accettare il fatto che mi trovo delle scelte o commissariali o di direzione generale che sono a prescindere da un confronto con il nostro sistema e con la realtà complessiva del Paese. Questo è tutto.